Le aree interne disegnano il proprio futuro intorno alla stazione Irpinia, la grande opera che segnerà lo sviluppo di questi territori. Sindaci dell'area vasta confrontano Ariano Irpino con la regione Campania al fine di realizzare tutti gli interventi necessari che abbiano come obiettivo la valorizzazione del territorio da un punto di vista socio-economico, produttivo, ambientale, paesaggistico, turistico e culturale. Saremo probabilmente chiamati anche nei prossimi anni anche a valutare la dislocazione di una piazza ospedaliera. Infrastrutture ricettive, alberghi, un parco fluviale, insomma l'obiettivo ultimo è fare in modo che quell'area adiacente, contigua alla stazione, sia la nuova area di sviluppo di un intero territorio che non può che essere dell'intera provincia di Avellino. Dalla regione Campania sono arrivate queste importanti rassicurazioni. Noi stiamo varando anche da questo punto di vista un nuovo documento che dovrà definire anche nell'ambito di quella che viene chiamata l'OP5, cioè la strategia territoriale, l'allocazione delle risorse sui vari progetti che andremo a definire. Stiamo provando a ragionare sulla definizione di un master plan dopo quelli già istituiti in Regione Campania sul litorale Domizio e sulla costa sud salernitana, per dare una regia a tutti gli interventi che devono venire intorno alla stazione Irpinia, perché la stazione Irpinia si possa materialmente collegare con le comunità.